Allora, io direi di iniziare. Buonasera a tutti e grazie per questa partecipazione a questo incontro politico e amministrativo. Verranno trattati in questa sala una serie di questioni stringenti, appunto amministrative, che riguardano la città di Lagoregro, ma ovviamente tutte le questioni amministrative che riguardano una città, un paese, vanno lette anche poi in un discorso più ampio, quindi certamente parleremo di Lago Negro, ma parleremo anche di Valle del Noce, parleremo di, sicuramente di Lago Negresi e più in generale ovviamente anche della nostra regione. Ricordiamo che questo incontro è stato organizzato, è stato voluto dal gruppo politico per Lago Negro, che come sapete ovviamente è la minoranza del comune di Lago Negro. Io vorrei presentare il gruppo consiliare, lo conoscete, ma permettetemi questo minimo di ritualità prima di entrare nel merito di questa iniziativa. Allora, saluto il capogruppo della lista per Lago Negro, Maria Di Lascio, e poi saluto anche i consiglieri Pasquale Calatria, Giovanni Sant'Arsenio e Nicola Tortorella. Proviamo a fare un applauso. Allora, abbiamo pensato insieme ovviamente agli organizzatori di impostare la serata in questo modo. Facciamo una serie di interventi anche abbastanza brevi da parte dei consiglieri e poi apriamo i microfoni, nel senso che diamo la possibilità a chi è venuto stasera a dire la propria, a fare delle domande, a fare anche delle riflessioni. Dopodiché, in questa sorta di ping pong, porteremo avanti la serata. Riteniamo che in circa un'ora e mezza ce la faremo, quindi prendete nota, anche perché insieme al capogruppo, alla dottoressa Di Lascio e forse anche a qualche altro consigliere, siamo freschi di una iniziativa che c'è stata a Trecchina, sicuramente l'avete saputo, si è parlato del fiume Noce. Quell'iniziativa è durata 5 ore e mezza, noi non vogliamo ripetere e clonare una performance di questo tipo, quindi sicuramente in un'ora e mezza cercheremo di fare tutto. Allora, io lascerei la parola alla dottoressa Di Lascio, che è il capogruppo e leader di questa compagine all'interno del Consiglio Comunale di Lago Negro, e poi man mano daremo spazio ovviamente agli altri consiglieri comunali. Prego. Grazie molte, grazie soprattutto a tutti voi di essere intervenuti. Io ho chiesto questo incontro alla cittadinanza perché dopo 5 mesi di opposizione noi riteniamo che sia importante chiedere il vostro aiuto e le vostre utili indicazioni per proseguire nel percorso. Cioè, il nostro obiettivo è quello di raccontarvi l'attività che abbiamo svolto in questi mesi e sottoporla al vostro giudizio, sottoporre al vostro giudizio il nostro operato e chiedervi come ritenete che dobbiamo andare avanti nel prosieguo. Questo è essenzialmente. Colgo l'occasione un attimo che mi ha offerto Mario per dire di questa cosa di Trecchina, che è stata veramente un'esperienza interessantissima. Interessante perché non avevo mai partecipato ad un incontro di quel genere, cioè su un argomento che è l'inquinamento del Noce ad opera dell'attività della Recuperi SRL, che si trova in località San Sacro nel comune di Tortora e che è stata già condannata dal comune di Paola per aver sversato nel fiume Noce e quindi di conseguenza nel mare di Tortora e di Maratea 32 milioni di litri di percolato non trattato e sangue da macellazione non autorizzata. Cioè è un'ipotesi di disastro ambientale gravissimo, portata alla luce grazie al forte impegno di un gruppo capeggiato da Enrico Pesce, sostenuto dall'Associazione di Don Marcello Corsi, quindi da Libera, e grazie alla loro attività praticamente si è arrivati a coinvolgere le istituzioni di qualsiasi livello, perché appunto ci sono stati
consiglieri regionali, assessori provinciali, gente che ha partecipato, sindaci, che finalmente hanno preso coscienza della gravità della situazione e che hanno deciso di compiere tutta una serie di attività a salvaguardia del fiume Noce, che è una cosa importantissima. E in quell'occasione l'incontro con i cittadini, il dialogo, è durato oltre 5 ore, quindi una performance lunghissima che tra l'altro ha visto da parte dei cittadini la forte contestazione dei sindaci dell'area che non si erano attivati per costituirsi parte civile nella vicenda del Noce e dei consiglieri regionali presenti, c'era Marcello Pittelli, c'erano tutta una serie di personalità. Quindi chiuso l'argomento, è durata 5 ore ma è stata estremamente produttiva perché forse si riuscirà ad avere un controllo migliore del territorio, una salvaguardia del nostro fiume. Io introduco gli argomenti che vorremmo trattare questa sera esprimendovi un pensiero che è comune secondo me sia a Giovanni, a Pasquale e a Nicola, che è appunto quello con il quale iniziamo, cioè noi vogliamo condividere con voi il percorso che abbiamo finora fatto e vogliamo che voi ci diate gli utili consigli per proseguire e per andare avanti nelle direzioni che volete, che insieme sceglieremo. Noi avremmo voluto vincere le elezioni, avremmo voluto governare in questo paese, perché oggi più di prima che abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano tutta una serie di situazioni, ci siamo resi conto che ci sarebbe bisogno di maggiore coraggio, di maggiore lungimiranza nell'attività di governo, di quella che esprime attualmente questa maggioranza. Sono nuova alle esperienze politiche, quindi conservo ancora la capacità di stupirmi e di restare perplessa rispetto a tutta una serie di situazioni. La cosa che maggiormente mi ha colpita in questi mesi di attività è stata quella che a tutte le riunioni alle quali ho partecipato la caratteristica fondamentale era quella dello scaricabarile e del parlare anche per ore senza dire praticamente niente. Cosa succede? Noi abbiamo ascoltato, abbiamo partecipato ai consigli comunali, abbiamo partecipato ad incontri pubblici dove abbiamo ascoltato gli interventi di personaggi politici di qualsiasi tipo, i quali, innanzitutto ovviamente la persona che fondamentalmente ha sviluppato questa tendenza è il nostro sindaco, il quale normalmente dice che tutti i problemi che noi abbiamo nel comune di Lago Negro sono dovuti alla congiuntura economica mondiale, ai tagli effettuati dal governo, congiuntura economica mondiale e tagli effettuati dal governo. Ora, io credo che, come in tutte le situazioni, è necessario fare sempre un minimo di autocritica. Quando all'interno di un bilancio familiare, io faccio esempi alla mia portata perché non ho dimestichezza con i massimi sistemi, quindi quando all'interno di un bilancio anche di tipo familiare non c'è un equilibrio, non c'è una sostanziale parità, sicuramente ci sono problemi che derivano dall'esterno e quindi magari la possibilità di avere dei trasferimenti dovuti allo stipendio, al lavoro che uno fa fuori, eccetera, ma anche probabilmente alla capacità di spesa o di risparmio che si ha all'interno delle famiglie. Invece no, pare che tutto quello che di sbagliato accade all'interno di questo comune, all'interno della gestione di questa amministrazione, sia dovuto a cause che vengono dall'esterno, per cui la congiuntura economica mondiale e i tagli del governo centrale. Sicuramente anche il governo centrale dovrà affrontare, io mi auguro meglio, nel futuro questi problemi che riguardano le imprese e le famiglie, che hanno bisogno sicuramente di essere supportati in maniera migliore di quanto non sia stato fatto finora. Ma gli enti locali devono metterci del loro, devono riuscire ad avere una gestione che sia virtuosa, una gestione virtuosa, che è la gestione alla quale noi avremmo voluto mirare.
Cosa succede alla Comegro? Alla Comegro succede che invece quando si fa il consiglio comunale per dichiarare il permanere degli equilibri di bilancio, gli uffici comunali dichiarano che è tutto a posto, che ci sono gli equilibri di bilancio, che non ci sono problemi. Il revisore dei conti appone il suo visto. Ora, io dico, e questo mi soffermo un secondo perché è intuitivo per tutti, quindi è facile da capire. Noi immaginate che nel bilancio di previsione abbiamo iscritto delle poste, per esempio gli incassi derivanti dal parcheggio di ripiano, 10. Dopodiché per questioni, sapete, i lavori di realizzazione della rotonda, il parcheggio pluripiano è stato concesso gratuitamente per 6 mesi. Questo significa che salutiamo Maria Luigi che è venuta a portarci una notizia utile al territorio. Grazie Maria. Utile al territorio, la dico un attimo, Guido Giconte, da sottosegretario all'istruzione, è stato nominato sottosegretario agli interni. Quindi, considerato che comunque è una personalità della Basilicata, io credo che essere agli interni potrebbe essere vantaggioso per tutta la regione. Quindi mi auguro che poi possa lavorare con affetto nei confronti dei cittadini di questa regione. Per ritornare all'esempio degli equilibri di bilancio, dicevo, se noi prevediamo che il parcheggio che riceviamo nell'arco dell'anno ci darà X euro e poi lo diamo gratuitamente per 6 mesi, è intuitivo che quella posta di bilancio è cambiata, non è la stessa che noi abbiamo previsto. Così come se a seguito della chiusura della discarica di Carpinetto, che è alla Uia, nella quale noi conferivamo i nostri rifiuti solidi urbani, siamo costretti a portare i rifiuti solidi urbani in discariche più lontane rispetto alla Uia, con maggiori costi, è ovvio che questo farà aumentare la posta relativa ai costi. Da questo è intuitivo che le poste previste in precedenza non sono le stesse. Noi abbiamo minori incassi e maggiori costi da sopportare. Questo comporta che senza i necessari assestamenti il bilancio non si può dichiarare in equilibrio come è stato fatto dagli enti comunali. Che cosa succede in questo paese? In questo paese succede che si fanno spese maggiori degli incassi che si hanno e con gli incassi che si hanno non si riesce a sopperire a quelle che sono le esigenze dei cittadini, non si riescono a rendere i servizi necessari per i cittadini. Chiaramente gli esempi da fare potrebbero essere tantissimi, però la cosa che maggiormente mi ha creato dei problemi è che quando si verificano cose come queste, cioè quando c'è una situazione di particolare gravità, soprattutto economica, non si nasconde la verità. Mentre invece in questo paese pare che la tendenza fondamentale sia quella di nascondere all'interno dell'amministrazione, ma soprattutto ai cittadini, quella che è la verità relativamente alla situazione economica che noi stiamo vivendo. Nascondere la verità comporta che non si può andare a trovare delle soluzioni condivise, perché guardate, noi rappresentiamo soltanto il 41% degli elettori, ma sono una parte dei cittadini di questo paese e intendiamo condividere percorsi virtuosi con l'amministrazione, intendiamo arrivare a fare, perché tutto questo deve portare ad una crescita di questo paese e al bene dei cittadini di questo paese. Mi sento di dire quindi che le questioni relative al bilancio non sono questioni lontane dalla vita quotidiana, dai fatti comuni. Dall'ultimo consiglio ho sentito l'affermazione del primo cittadino, il quale diceva testualmente che le questioni di bilancio sono questioni tecniche o per addetti ai lavori, di cui un politico non deve necessariamente essere edotto. Questa è una frase che, ripeto, mi fa sentire maggiormente la distanza tra la politica e i cittadini che noi con questo incontro di questa sera intendiamo accorciare. La ragione per la quale noi siamo qui questa sera è accorciare le distanze tra chi ha il dovere
di governare secondo quelle che sono le esigenze di rispetto dei cittadini. Tra l'altro ricordo, più a me stessa che all'uditorio, che credo lo saprà, che sono 14 anni che il nostro sindaco è assessore al bilancio e che ha gestito questo assessorato secondo il suo modo di fare politica. Avremo bisogno, secondo me, di una gestione più prudente e allo stesso tempo più lungimirante, perché finora è stato gestito per consolidare soltanto amicizie importanti a Potenza, per accrescere il consenso, senza avere in realtà mai nessun risultato duraturo. Noi non siamo un comune virtuoso, non credo, perlomeno lo chiedo a voi, siamo un comune virtuoso? Siamo un comune più ricco dopo questi 14 anni di gestione assessorile del bilancio? Abbiamo meno disoccupazione e più attività commerciali? Non mi sembra. Mi sembra che purtroppo la nostra capacità di crescita sia forse inferiore oggi rispetto a quella degli anni precedenti. E così come è facile attribuire, quindi, ed è giusto attribuire delle responsabilità al governo nazionale che non riesce ad effettuare le giuste attività necessarie alla crescita, i giusti tagli strutturali, lo stesso richiamo è necessario ed opportuno che in questo paese venga fatto dalla minoranza nei confronti della maggioranza. Noi abbiamo assistito in questi mesi, abbiamo toccato con mano in questi mesi, alla politica che si occupa degli interessi di pochi amici fidati. Noi abbiamo visto quello che succede per ciò che riguarda i lotti dell'area artigianale, abbiamo visto che cosa succede nel campo delle forniture di beni e servizi all'interno pagati attraverso l'economato, abbiamo visto cosa succede nel caso in cui si tenti, tentativo per il momento soltanto rinviato, di attribuire un bene pubblico ad un privato falsandone il valore. Quindi, noi in questi mesi ci siamo resi conto di tutta una serie di cose che abbiamo diffuso nell'opinione pubblica e rispetto alle quali ci dobbiamo porre una domanda e dobbiamo necessariamente fare una precisazione. La domanda è: con tutte queste cose di cui siamo venuti a conoscenza, che cosa? Che tipo di risultato abbiamo portato per questo paese? Beh, un risultato anche modesto forse, ma importante. Noi abbiamo fatto confluire nelle martoriate casse di questo paese, ad esempio, i 6.000 euro dell'attribuzione di un lotto artigianale che è stato attribuito nel 2002 e avrebbe dovuto essere pagato entro il 2004 ed è stato pagato ad agosto del 2011. Quindi noi abbiamo riportato nelle casse comunali 6.000 euro che erano persi. Noi abbiamo, con l'attività di controllo, siamo riusciti ad ottenere che tutti coloro i quali utilizzano spazi pubblici ad uso privato paghino il dovuto. E non soltanto alcuni, perché vigeva purtroppo il criterio del sistema che alcuni dovessero pagare l'utilizzo del suolo pubblico, alcuni dovessero pagare l'affissione dei manifesti comunali ed altri no. Allora noi riteniamo che la regola tutela tutte le persone, quindi la regola deve essere applicata nei confronti di tutti. Nel momento in cui i cittadini si rendono conto che la regola non va bene, si apre un confronto e la regola viene cambiata, viene di comune accordo cambiata, ma se la regola esiste deve essere rispettata da parte di tutti i cittadini. Questo tipo di atteggiamento, e questo è il chiarimento che io intendevo fare, non è persecuzione nei confronti di nessuno. Questa è la cosa della quale noi ci siamo sentiti mormorare dietro, ma ce l'hanno con... No, non ce l'hanno con... L'attività dell'opposizione è quella di controllare il governo effettuato dalla maggioranza, perché tutto proceda all'interno delle regole e perché si possa arrivare ad avere il bene della collettività, perché quello che si gestisce è un bene pubblico, per cui non si può
pensare sufficiente. Se questa penna al pubblico sul mercato costa 5 euro, il comune non la può comprare per 25 euro, perché non è giusto. Perché chiunque faccia un'operazione di questo genere deve porsi il problema che sta gestendo per conto di altri, perché sta gestendo un bene che non è proprietà personale, è un bene che appartiene alla collettività. Il denaro che il comune gestisce, che le tasse comunali, che i dipendenti comunali, che gli enti politici gestiscono, sono derivanti dalla contribuzione di tutti i cittadini di questo comune, di questa provincia, di questa regione, di questa nazione, e devono essere gestiti per, con, avendo in mente chiarissimo l'interesse generale, l'interesse dei cittadini. Io ritengo che non si debba, si debba cambiare il modo di gestire il rapporto tra chi governa e i governati. Perché quando le persone hanno diritto a qualcosa, se qualcosa gli spetta, la devono avere. Se non gli spetta, non la possono avere. Questo è il principio che io ho sentito dire in un'occasione, l'ho fatto mio, e sarà quello che informerà, spero sempre, l'attività che potrò mettere a servizio dei miei concittadini. Non è necessario chiedere con il cappello in mano ciò che ci spetta di diritto e dover poi scambiarlo con il voto. Non è necessario. Nel racconto che questa sera vi farò, devo citare anche una vicenda emblematica. Vicenda emblematica che cito leggendo perché vorrei evitare guai ulteriori. Ed è quella che riguarda la scuola infermieri di Lago Negro. Non racconto i fatti perché credo che tutti voi li conoscete, chi non li conosce li trova riportati sulla Nuova del Sud del 14 agosto del 2011. E non dettaglio perché rischieremmo noi del gruppo per Lago Negro di prenderci un'ulteriore diffida e probabilmente una querela. Dovete sapere che Benedetto Vitieri è stato descritto nell'articolo che ho citato come il vertice, quindi è stato descritto dal direttore della Nuova del Sud, come il vertice di un sistema clientelare che, oltre a far lavorare nella scuola di cui è preside la moglie e la figlia, utilizza questa postazione per canalizzare, diciamo così, il consenso verso un partito specifico e una coalizione specifici. Il direttore della Nuova del Sud pubblica e denuncia questi ed altri fatti. Noi li commentiamo con un comunicato stampa che è stato diffuso e Benedetto Vitieri si arrabbia e ci diffida e diffida noi, diffida il giornale, ma attenzione, non vuole le scuse, vuole risarcimento del danno, cioè vuole del denaro. Non commento. Ritorniamo alla politica la ragione per la quale siamo qui e che noi dobbiamo fare per gli interessi e per il bene di questo paese. I vertici provinciali e regionali a cui questa amministrazione fa riferimento oggi sono sulla bocca di tutti relativamente alla questione che credo tutti conoscete di Fenice. Fenice è un'inchiesta che ha contorni e risvolti preoccupanti e leggiamo di comportamenti incredibilmente pericolosi e tristemente vacui. Si parla di un sistema, politica, burocrati e imprese che ha nascosto all'opinione pubblica l'inquinamento delle acque lucane causato dall'attività del termodistruttore di Melfi. E tutto questo viene alla luce poche settimane dopo che si è ascoltato all'interno del Consiglio regionale il governo dichiarare l'assenza di pericoli per la salute dei cittadini di Lavello e Melfi, quando invece dalle notizie apparse sui giornali desumiamo che l'inquinamento c'è, è grave e dura dal 2002.
Ora, il problema è questo: perché fare riferimento per ciò che riguarda le nostre vicende anche a Fenice? Perché niente è lontano dalla nostra vita quotidiana, niente è lontano dalla nostra vita quotidiana. Le falde acquifere inquinate da Fenice sono quelle con le quali si innaffiano le colture di quell'area. Noi compriamo la frutta della Basilicata, perché è buona, perché è prodotta in Basilicata, ed è quella frutta e quella verdura che sono state innaffiate con quelle acque contaminate da Fenice. Noi le diamo ai nostri figli e non ci rendiamo conto che quando il malgoverno è diffuso, i danni non sono soltanto per qualcuno di noi, i danni toccano necessariamente tutti i cittadini. Ecco perché l'impegno per poter riportare il governo all'interno delle regole della democrazia, delle regole che i cittadini riconoscono come valide, riportare il governo all'interno dell'etica, perché se c'è qualcosa che oggi veramente ci manca, qualcosa di cui abbiamo bisogno per poter rendere i nostri rapporti civili, è l'etica. L'etica, quella che ci porta a rispettare gli altri, quella che ci porta a rispettare le regole, a non pensare che approfittando di una situazione facciamo un vantaggio che ci può rimanere, perché prima o poi tutto bisogna rendere, l'impunità non è mai definitiva, non è mai per sempre. Io a questo punto credo di avervi tediato abbastanza. L'unico ultimo passaggio che vorrei fare è quello, sempre collegandomi a Fenice, è relativamente al fatto che noi assistiamo oggi in questo paese alla delegittimazione di una classe dirigente, perché una classe dirigente che di fronte alle cose che stanno venendo fuori oggi come attentato alla salute dei cittadini a livello regionale, non chiede la revoca, non chiede le dimissioni o non revoca un assessore regionale indagato, che poi tra l'altro lo stesso assessore che in campagna elettorale, ricordate, c'erano quei manifesti dove venivano promessi quei 400.000 euro per la strada del santuario del Sirino, di quei 400.000 euro non c'è traccia né nel bilancio regionale né nel bilancio comunale. L'assessore in questione nell'ospedale ci sta arrivando. Quindi ecco, la delegittimazione di questa classe dirigente che di fronte a questi fatti, di fronte a queste omissioni, non chiede le dimissioni degli assessori, non chiede le dimissioni degli iscritti al partito, non chiede le dimissioni dei dirigenti. È una classe politica, secondo me, che è delegittimata rispetto a cose di questo genere. Per cogliere immediatamente la questione dell'ospedale, ricordo sempre la campagna elettorale, qui l'incontro, credo che molti di voi hanno partecipato all'incontro al quale era presente l'assessore Rosa Gentile, quello nel quale, famosissimo, mi dissero che io non potevo parlare, non potevo fare una domanda alla fine dell'incontro, perché io ero una semplice cittadina. Noi invece credo che i cittadini debbano parlare sempre. Quel giorno, qui a Lago Negro, venne il gota della dirigenza regionale, perché c'era l'assessore Rosa Gentile, c'era Mazzo Cicchetti, c'era il dirigente Cappiello, c'erano personaggi importanti, e vennero a dire che nel giro di poche settimane sarebbero partiti i lavori dell'ospedale, che oramai tutto l'iter era concluso, che si trattava semplicemente di definire qualche piccolo particolare e che l'ospedale sarebbe partito. Era aprile, siamo ad ottobre, questi signori non sono più venuti, li vogliamo invitare? Ci date mandato per chiamarli, per chiedere loro conto di quello che è stato fatto in questi mesi, del perché l'urgenza di quei giorni, quando si trattava di sostenere la candidatura di Domenico Michidieri a sindaco, e l'assenza, la sparizione di questa gente poi dalle nostre contrade. Questo non è quello che noi ci aspettiamo dalla politica. Noi dalla politica ci aspettiamo la vicinanza ai nostri problemi, ci aspettiamo la vicinanza ai nostri interessi, noi ci aspettiamo che la politica ci sorregga, noi vogliamo sentire la vostra voce. Grazie.
pensavo che lei facesse un giro di riscaldamento intorno al campo, invece è entrata proprio in maniera forte, decisa ed appassionata sulle problematiche di Lago Nello. Permettetemi di salutare a nome degli organizzatori il corpo dei vigili urbani e anche i candidati della lista, perché ce ne sono molti qui in sala e chiaramente anche grazie a loro la lista ha potuto giocarsi la partita per un grande risultato e in questo momento chiaramente è rappresentata. Allora, finisce la prima parte come abbiamo detto dalla relazione introduttiva del capogruppo di Lascia, ora un po' di ping pong tra i consiglieri comunali e io vorrei partire da Pasquale Calabria. Io, a dire la verità, volevo fare a Pasquale delle domande sullo sport, però lui mi ha detto che assolutamente non vuole parlare di sport. Ricordiamo insomma i trascorsi e le qualità sportive ed agonistiche di Pasquale e Calabria, ma nel ruolo di consigliere comunale io vorrei farti due domande. La prima, come stanno procedendo questi 150 giorni? Maria Di Lascio parlava anche dell'approccio verso l'istituzione comunale. Nell'ascoltare i vari consigli comunali dell'area, molto spesso i consiglieri comunali di minoranza lamentano anche non un cattivo rapporto, ma un rapporto problematico verso anche gli uffici, verso anche un po' chi poi materialmente ti deve dare la carta, chi materialmente ti deve consegnare le fotocopie dei documenti per studiare le varie problematiche. Pasquale, ti chiedo a te com'è andata invece e un bilancio personale, prima di scendere poi, prima di porti invece una domanda precisa e mirata, un primo bilancio dal punto di vista di consigliere comunale. Buonasera. Il primo bilancio fino adesso è positivo, all'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà, di quanto essendo un esperto in materia di politica, in prima persona io, siamo stati descritti come dei consiglieri che davamo fastidio, non importa che andavamo in comune per chiedere carte, controcarte, tutti ci dicevano voi qua ci state chiedendo troppo, qualcosa del genere. Per quanto riguarda il mio operato, abbiamo subito messo a disposizione la popolazione, perché giustamente abbiamo portato rispetto alla popolazione che ci ha mancato sul comune a vedere alcune cose. In particolar modo, le prime cose che abbiamo fatto abbiamo visto dei contatti col comune per scadenza e ci siamo accorti, ad esempio, che i contratti a progetto con un orario di lavoro, questo significherebbe, cioè io vengo dalla Previdenza, dalla Previdenza, significherebbe fare un contratto di lavoro vero e proprio, che poi tra il segretario di Bonafini, se non mi sbaglio, siamo riusciti a cambiarlo e addirittura a sospendere il COCOCO perché non c'erano conti in qualche momento. In secondo tempo abbiamo iniziato a vedere le stabilizzazioni per quanto riguarda il comune di Lago Nello. Sul comune di Lago Nello sono stati stabilizzati una ventina di persone. Quando si fa una stabilizzazione, l'ente comunale percepisce 9.800 euro, se non mi sbaglio. Abbiamo visto dei lavoratori LSU che lavoravano sul comune di Lago Nello da 15 anni e sono stati stabilizzati a tempo pieno part-time, mentre abbiamo scoperto che il comune ha percepito un lavoratore da un altro ente che era stabilizzato a tempo pieno. Effettivamente noi abbiamo chiesto anche il consiglio, per gli stessi soldi si potevano stabilizzare a tempo pieno anche gli altri lavoratori, non c'è stata data nessuna risposta. In particolar modo abbiamo visto i rapporti interinali, cioè il comune di Lago Nello con la società Tempo. Attualmente la società Tempo è una società integrata nella Fenice, perché è gestita dalla CGL, se non mi sbaglio. Andando a rinnovare dei contratti della Tempo, la legge dice che se non c'è la continuità sul contratto della Tempo, la lavoratrice o il lavoratore può chiedere
la stabilizzazione, questo ancora non è stato visto, anche se noi un consiglio comunale per tutti i lavoratori a tempo determinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato fino a scadenza contratto, abbiamo messo tutta la stabilizzazione, ma non abbiamo nessuna risposta. Benissimo, allora sei entrato già in uno degli aspetti che di questi primi 150 giorni, una domanda veloce per una risposta veloce, che è un po' di sostanza e anche un po' di colore, sempre in rapporto con il municipio. È iniziato un lavoro nelle commissioni, ecco, come ti trovi da questo punto di vista il tuo rapporto con il sindaco, con gli assessori? Ecco, qui magari forse andiamo un po' più nel colore, però anche questo è importante ed è significativo. Come appunto stai svolgendo il ruolo di consigliere comunale rapportandoti all'attuale governo cittadino? Attualmente io sono in commissione scolastica e proprio in questo periodo sto seguendo una richiesta da parte del dirigente scolastico di Parma per il WOTS. Proprio ieri mattina a me sono arrivati i verbali del WOTS, dove hanno stabilito per due portate